Hey, ben ritrovati in Andrea Nincromat 1 su Yo-Kai Watch Jam. Vediamo quali nuove missioni ci aspettano nel decimo capitolo. Dopo questo decimo capitolo potremo giocare solo l'undicesimo e poi 12, 13 e 14 per il momento sono giocabili ma non posso registrarli. Quindi che bisogna fare adesso? La bandiera mi indica che devo andare fuori però. Quindi seguiamo la bandierina. Ah, ciao carissima, perfetto, grazie per il like. Qui sì, devi dare like a tutti, sennò non ti seguono più. Però i due Y Circle, ah, stanno proprio qua su. Questa struttura ci siamo entrati. No, era un'altra struttura quella nella quale siamo entrati. Aspetta, ma io potrei andare qui? No, qui non ci si può andare. Ovviamente se servirà un qualche tipo di imbarcazione o uno yokai, perché no? Ah, qui era dove sono stato l'altra volta, ma non è questo il punto. Perché? Ah, è questa ragazzina qui. Intanto apro questo punto Momo, perché se vi ricordate qui ci sono già stato e ho detto che sicuramente ci sarebbe stata una battaglia, perché c'è anche la missione. Qui c'è la missione da accettare, ma posso entrare direttamente? Sì, e invece no. Questa qui dovrebbe essere un'altra struttura degli alieni. Perché se vi ricordate la prima l'abbiamo già... Wow, livello 7. Va bene. Ma ci sto con il livello, non dovrei avere problemi. La prima struttura l'abbiamo trovata in mezzo alla foresta. Ed è uguale all'altra. Aspetta però, l'arma... Preferisco i pugni. Dai, mi piace menare le mani. Guarda lì! Oh cavolo, però questo è forte. Vero? Ah, però c'ho Wild Boy pronto. Usiamolo. È un po' che non la faccio vedere, quindi mi sembrava giusto farla vedere. Ok, questo qui è super forte l'attacco. Spacca tutto, spacca. Dov'è? Questo è il nostro alleato, dov'è l'altro allora? Scusami. Ah, eccolo, perfetto, è andato? Sembra che sia andato, non si capisce nulla, raga. Te ne vai? Quanto è resistente! Oh! Aio! Non lo so, non scoppiava mai. Mettiamo un'altra delle chiavi. Ah, ma la prima chiave qual era? Perché io mi ricordo appunto che dovevamo inserire una chiave. O le 6 medaglie erano. Perché abbiamo risolto i 7 misteri. Ok. Ecco, sì, perché c'erano i 7 misteri da risolvere e poi potevi entrare. E qui il discorso è lo stesso. Abbiamo risolto altri 7 Twilight Mysteries, roba del genere. E ora possiamo combattere sti cosi. Ok, sono un po' di boluto. Mamma mia. Sì, però ragazzi, pure voi scoppiate un po' troppo facile, scoppiate, E si ricarica un po' lentamente l'attacco, ma ci sta. Bravi, tutti quanti insieme, bravissimi. Così facciamo prima. Chi è? Oddio, Babbo Saetta? È Babbo Saetta per caso? Mi hai fatto un po' male, sai? Non sei molto simpatico tu. Cattivo. Ehi, ha resistito, e che cosa sei? Vai, balliamo. Ok. Ah, ma ce ne sono altri? Wow. Mi potenzio e poi vi sparo tutto addosso. Wow, sono quasi morto. Ah, però devo minare. No, così meno con l'attacco fisico. Così posso stare anche da lontano. Mio Dio, quanto danno mi ha fatto. Sì, però ragazzi, ci sto a prendere mazzate solamente, ci sto a prendere. Dari, ma sti cavoli, Dari. Mi sa che ci più. Se qua va a finire male, se non sto attento. Perfetto, ci trasformiamo in Wild Boy. Io ora sono contento di essermi trasformato, però sarei più contento se riuscissi a sconfiggere questi.
Sai come no? Funziona così il gioco. Ok, vai. Ma gli altri ci sono, il problema è che non stanno combinando nulla. Aspetta, vai. Guardalo, guardalo come ci prova Babbo Saetta. Mi sono spostato proprio all'ultimo. E non volevi? Non volevi per caso? È andato. Oh, la sua medaglia. Sembra forte, ma non si sa mai. Scoppia un po' per favore. Oh. Poi io dico scoppia, ma insomma, crepa, ecco. L'equivalente. Ci hanno rotto il sederino. Che succede? Ok, sono tornato normale perché la missione ovviamente è finita. Ma deve esserci il boss. Ah no, questa era la missione. Va bene, facile. Se hai le cure è facile. Insomma, ne ho usate un bel po'. Certo, per non usare le cure dovrei essere a livello 200. Proprio per farla liscia. Gol. Non proprio. Yikata. Lupin. Ragazzi, sapete che significa questo yokai? Blu? È lui. Ah, non ancora. Ma... ah, perché sembra la melmina di Monster... di Dragon Quest. È molto simile. Per questo c'era quel testo stile vecchia scuola. Dragon Quest praticamente era quello. Lo stesso stile che si usava in Dragon Quest. Sono contento di averlo rivisto. Allora, per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Non lo so. Qua non dice nulla. Seguo solo la bandierina. Ah, dove era l'altro circolo, certo. È anche logico, in effetti. La missione era i due Y Circle. Dovevo immaginarlo. A parte che lo diceva se leggevo. È qui, qui. Oh! Ah, che poi lei ce l'ha con lei. Cioè, ce l'ha con lei. La prende in giro perché è cicciottella. Vabbè. Tra l'altro, primo superiore. Ancora prendere in giro una perché è grassa. Io alzo le mani. In teoria dovrebbe far ridere, ma... boh. Ogni popolo ha il suo tipo di humor. In Italia abbiamo Striscia la Notizia, in Giappone hanno le persone grasse. Dissing? Dissing a Striscia? Una cosa veloce, Wild Boy, grazie mille. Sempre caro e gentile mi fu questo Wild Boy. Ecco, faccio la po... ma questi non... mi puoi menare, per favore? Oh, sì, bravissimo. Bravissimo. Aspetta, vi raduno tutti quanti qui. Da, beccate questo, va. Ah, evo con la mia amica che... amico. Non gli facciamo molto, ma loro neanche ci fanno danno. Mamma mia, ragazzi, tutti quanti qui, bravissimi. Ah, mi busto un pochettino e vi meno. Vai, bravissimi. Oh, ragazzi, però, un bel po' di soldini facciamo. Non sottovalutiamolo. E questo era il lavoro? Stavo per dire nella mia testa, se si chiama Big Black 2, avete vinto tutto. E infatti, bravi. E sulla testa hai il simbolo 2. Beh, certo, no? Merde marina. Quando imparate francese, la prima cosa che vi imparano... la merde marina. Che sembra una parolaccia quasi, no? Un insulto. Ok, il dannetto c'è, il dannetto che pensavo girasse, non ha girato. Mi ha ingannato. Ha fatto il trappolozzo.
continua a sparare finché non finisco i colpi. Non li finirò mai i colpi. Preciso! Ma come ti sbagli, Andre Link? Te pozza. Te pozza, mpia. Una sciolta proprio, sai, di quelle potenti. Aiuto, sono tornato normale. E ora ho paura. Mi curo. Oppure i miei amici, non lo so. Ok, ora sembra che sia tornata la normalità. Sì, però. Okay, così sparo a ripetizione, no? Non è che serva molto. Ah, eccolo. Gli sparo più che altro giusto per riprendere. Per caricare Wild Boy, ma non serve più di tanto alla fine. Ok, sta caricando per l'attacco finale. E non mi ha preso mai. Fatto bene. Ok, Wild Boy è carico, ma potrei anche finirlo così, eh. Però siccome lì sta per creparci Leo Fuoco, preferisco trasformarmi e finirla in bellezza. Oh, beccati questo. Ah, però. E gli facciamo poco proprio, eh. Pensavo tipo, no, sai, gli fai poco perché, vabbè, se non sei trasformato, quindi è giusto. Ma gli facciamo poco per davvero. Prima perché si vede che eravamo tutti quanti trasformati e quindi non ci ho fatto caso mai. Ok, siamo tutti quanti livello 140. Ragazzi, sono inarrestabile. Sono inarrestabile. Non devo raccogliere nulla, sono a posto così. Affinità con il con lo yokai 20, con il sorrio Kyuubi-ryusuke. E ok, le scarpe quelle più veloci. Quelli sono i pattini volanti, però sono oddio, scarpe a reazioni, chiamateli come volete, però sono più forti. Sì. Ti abbiamo rovinato i piani, abbiamo difeso la nostra amichetta orsacchiotta tutta pucciosa. E tu chi sei? Un alieno per caso? Probabilmente sì. Nayu, si chiama Nayu. E il flusso, ma niente, la ripresa. Non ci abbiamo fatto a liberarla. Kurohashi Nayu. L'amore? Ah, ma anche lei ha... Anche lei ha lo scudo. Ma cosa? Perché? A meno che lo scudo alieno non gli è stato donato da Ranto. Perché Ranto aveva anche lo scudo alieno. O lei ha creato gli scudi e ne ha dato uno a Ranto perché erano amici. Questa cosa non è ben chiara perché ovviamente verrà spiegata sicuramente. Poi con l'anime anche darò un'occhiata. No, abbattuta lei, poverina. Dichiara i tuoi sentimenti a Ranto. Dille che lo ami. Digli che lo ami. Kumako. Scusate. Mi piacciono anche questi scorci disegnati che probabilmente vengono dall'anime. E praticamente i giochi e l'anime sono stati sviluppati di pari passo. È palese. È palese che sia così. Anche con la serie animata di Yo-Kai Watch classica più o meno si vedeva una cosa del genere. Però qui l'impronta è molto più pesante. Insomma, ha ritrovato fiducia in se stessa perché Ranto le ha detto: no, tu non sei, non devi abbatterti, sei molto più importante di quella sciacquetta aliena. Sta parlando Mataro. Mataro forse fa la... No, si chiamava Tamada Mataro. Penso che fosse tipo, che ne so, una specie di impostore. Vorrei giocare fino a prendere Blue Moon, che sarebbe la prossima trasformazione di Jinpei. E quello yokai era palesemente... Blue Pon era quello che mi fa diventare Blue Moon. Continuiamo le nostre indagini da Club YSP, il club del soprannaturale. Persone che si fondono con yokai? Roba già vista. Ok. Oh, sciutteroni, devo sconfiggere della gente. Non è che è quella cosa che abbiamo già visto l'altra volta, no, vi prego. Perché io già l'ho fatto questo, ma era una cosa opzionale.
Praticamente devi sconfiggere un tot di nemici dentro la scuola. E poi c'è il boss finale. Mi sa che te la fanno fare quasi per forza, sai? Perché comunque se devo farla ora. Non è che posso tirarmi indietro. Devo sconfiggerne ancora 12, sì. Ogni piano devi sconfiggere un numero di nemici. E poi puoi proseguire. E qui chi ci aspetta? Il boss, scommetto. Oddio. Non credo sia importante vincere questa sfida, eh. Però ecco, proprio nel momento più sbagliato che succede mi finisce la trasformazione. Aia ragazzi, aia. Questa andrà un pelino male, credo, eh. Praticamente l'altra volta ve l'ho detto che ho dovuto sconfiggere la forma alternativa di O-Eater. E ci ho messo un pochino perché era davvero tosto. Tantissima difesa. Punti salute, vabbè, come questa qui. Gorgone, ah Gorgone, certo, la controparte di Medusa, la Gorgone. Perché praticamente fa diventare gli uomini di pietra. Chiunque incroci il suo sguardo, non gli uomini in particolare. Chiunque incroci il suo sguardo diventa di pietra. Ce l'ha con me ovviamente per qualche strana ragione. I suoi motivi astrusi, signorina, non li voglio conoscere. O signora, mi perdoni se uso... Se mi riferisco a lei con un termine che non le appartiene, ma non ho idea se c'è qualcuno effettivamente disposto a sposare un essere come lei. Nel caso c'è, vi auguro tanta buona fortuna perché gli servirà. Allora, signorina. Intanto la chiamo signorina, poi dopo potrei anche chiamarla mostro volendo, come preferisce. Mi faccia un fischio, io mi aggiorno. Aggiorno i termini e le condizioni di uso, eh. Per favore, spara, Wild Boy, grande. Ok, è molto più facile stavolta, devo ammettere, di O-Eater. Le sto massacrando. Con O-Eater a questo momento ancora non ero sceso a metà vita, voglio dire. E avevo quasi perso tutti i compagni. Invece stavolta, alla grande. Penso che ce la faccio con questa trasformazione a farla secca. Più di quello che già è. Buono, buono ragazzi. Spara però, Tato, spara Tato. I tuoi projectiles. Eh sì. Non fa neanche tanto male alla fine, eh. Voilà! Voilà! Fatta in maniera super facile. Quindi insomma ragazzi, due boss per questo video. Sì, purtroppo due Big Black abbiamo già affrontato. Spero non ce ne sia un altro. E il Gorgon. O Gorgon, Gorgonzola. Ci sta, ci sta. Questa l'ho dovuta fare per forza, non avevo scelta. Non fa parte della storia. Quindi nel prossimo episodio andremo avanti con la storia del capitolo 10. E dovrei diventare Blue Moon. Però vabbè, non mettiamo le mani avanti. C'è questa qui che ha una missione... Ah no, Blue Pon, scusami. Ha la missione per noi difficilissima. No, è troppo difficile. Spero di non dover fare quella missione. Per averlo come... Quindi lui è tipo una mascotte diventata. Non è il mio orrio per trasformarmi in Blue Moon. Vabbè, ad ogni modo, sia come sia, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!